Da Bari, dottor Ugo Lombardi, Antonella Internò, con un ospite molto importante. Vi do la notizia dell'ultimo momento, che è abbastanza seria. Puntiamo l'attenzione in Crimea. Dunque, l'inviato dell'ONU in Crimea, Robert Serri, è stato fermato, minacciato da un gruppo di persone non identificate. Poi ci è giunta un'altra notizia, pochi istanti fa, che il vice segretario del Palazzo di Vetro, Ellison, ha smentito la notizia del rapimento dell'emissario delle Nazioni Unite. Bene, con questa prima news dell'ultimo momento apriamo dunque spazio aperto. Io do subito la parola a questo punto, come ho detto prima, ai titolari della trasmissione, dottor Ugo Lombardi e Antonella Intranò per la conduzione. A voi la linea da Venezia a Bari. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatori. E abbiamo con noi anche Savino Percoco, che è giornalista di Antimafia 2000. E con lui cercheremo di condurre un percorso conoscitivo, perlomeno per quello che può essere data la possibilità per il tempo a noi concesso, relativo soprattutto alle problematiche dei rifiuti, i rifiuti che possono essere quindi un argomento sia di interesse scientifico, fra virgolette, ma anche di interesse malavitoso, perché sappiamo bene che l'ecomafia è interessatissima a questi prodotti e quindi a questi proventi di numerose belle somme, alte somme di denaro. Io darei subito la parola quindi a Savino Percoco, perché credo che abbia alcune novità da dirci. Savino, ci sei? Buonasera a voi, amici ascoltatori. Buonasera a te, Ugo, Massimo e anche Rosario. Allora, Buonasera, Savino. di novità sul campo rifiuti, in realtà sono tante, ma allo stesso tempo anche molto simili a quelle che già conosciamo. Siamo rimasti un po' tutti quanti con l'orecchio in ascolto sull'ultima deposizione di Carmine Schiavone, o meglio, ricordiamo che Carmine Schiavone è un pentito di Gomorra e quindi dei Casalesi, che nel momento in cui la criminalità organizzata ha iniziato a collaborare con alcuni clan organizzati riguardo ai settori dei rifiuti, lui si è un po', ne ha preso un po' le distanze. Allora, tanto prima a precisare un particolare: Carmine Schiavone fa parte di Gomorra. Gomorra si distingue dalla Camorra da un semplice particolare, che è una costola che appartiene a Cosa Nostra. Tanto è vero che lo stesso Carmine Schiavone, nonché cugino di Francesco Schiavone, detto Santucan, attualmente considerato il leader, il capo dei capi di Gomorra, è stato battezzato, si dice così nel gergo mafioso, da Luciano Ligio. Allora, cosa accade? I Casalesi intorno al 90 decidono di iniziare a portare il loro mercato nel settore dei rifiuti, quindi iniziano a caricare settori provenienti da ogni parte del mondo, tra cui anche nucleari, nel territorio campano, in maniera principalmente in quello casertano, coprendo i territori di Casal di Principe, Afragola e limitrofi. Arrivavano circa di tir che venivano pagati soltanto 500.000 lire all'epoca, se non ricordo male, e loro lavoravano non stop per 24 ore consecutive, quindi ogni giorno, privi di disturbi, controlli da parte delle forze dell'ordine, e con un'omertà quasi spaventosa. È avvenuto questo: hanno sotterrato i rifiuti anche laddove oggi ci sono delle case, e allo stesso tempo è avvenuto anche per quello che riguardano le scorie nucleari. Nel 1993 Carmine Schiavone, come appunto dicevo poc'anzi, dopo un piccolo periodo di latitanza, decide di collaborare con i magistrati e deporre quello che lui stava guardando, stava osservando. In queste prime deposizioni lui inizia a fare dei nomi e
inizia a fare una mappatura e una geografia molto molto dettagliata dei territori, dei protagonisti di tale scempio, e soprattutto a indicare con esattezza i punti in cui venivano sotterrati questi rifiuti che hanno contaminato oggi i terreni. Allora, c'è da dire un particolare che poi sarà anche argomento di dibattito con il dottor Ugo Lombardi, che qualche anno dopo il partito Carmine Schiavone, quindi precisamente il 7 ottobre del 97, verrà chiamato a deporre verso la commissione parlamentare d'inchiesta del ciclo rifiuti, all'epoca presieduta dall'onorevole Massimo Scalia e composta da Gianfranco Saracca e senatori Giovanni Lubrano, Rico Napoli e Giuseppe Specchia. Cosa avviene in questo momento? Che Schiavone evidenzia quello che io ho accennato poc'anzi, ma soprattutto fa un nome particolare. Allora lui parla di una società milanese che faceva capo a un costruttore che si stava occupando di Milano 1 e Milano 2 dell'epoca, quindi parliamo delle fine anni 80, inizi anni 90, e questo nome corrisponde a fratello dell'ex premier Berlusconi, quindi Paolo. Il suo nome viene verbalizzato all'interno delle deposizioni che fa Carmine Schiavone nel 97, e poco dopo la pubblicizzazione di tale verbale, o meglio, una pubblicizzazione che avviene all'interno degli uomini che si occupavano della questione, avviene che il Paolo Berlusconi casualmente si dimette da imprenditore della società. E che cosa disse all'epoca Schiavone? Lui accennava appunto a questa ditta che aveva preso una sottospecie di appalto o subappalto, non ricordo in esattezza il dettaglio, che prendeva dei fusti o delle cassette circa un metro per un metro e le facevano trasportare attraverso dei tir dalla Germania fino a al territorio casertano. Qui venivano smaltite a una profondità di circa 15 metri di profondità fino ai 30, in territori principalmente a Fragola e Casal di Principe, dove oggi addirittura sono sorte delle abitazioni. Quindi nell'arco del tempo il piano regolatore dell'epoca ha permesso anche la costruzione di industrie e di case, e non oltre campi coltivati dove, come già in televisione abbiamo potuto notare, per quelli che sono stati i rifiuti comunque speciali di ogni genere. Ora mi sto soffermando un po' sul nucleare per una serie di motivazioni. Allora, innanzitutto va detto questo particolare, che Carmine Schiavone inizia a deporre i magistrati nel 93, come poc'anzi accennavo, e poi viene verbalizzato alla commissione parlamentare di inchiesta rifiuti nel 97. E tutte le forze politiche, non si conosce le ragioni principali, ma iniziano a insabbiare tutte queste argomentazioni che sono venute poi all'occhio del ciclone in questi ultimi anni, che nonché scoppiate anche per via delle cause tumorali che stanno attraversando il territorio casertano e non solo. Allora, recentemente il caso si è esploso e qualcosa inizia a muoversi, anche se c'è da sottolineare che non ci sono molti accordi sulle risoluzioni che il governo attualmente ha intrapreso. In ogni modo, una di queste è stata approvata il 5 febbraio al Senato e prevedeva l'invio dell'esercito per fermare gli incendi
che avvenivano nel territorio casertano e che, come ricordate, molti cittadini, trovandosi invasi da tanti rifiuti urbani, iniziavano a incendiare e quindi generare ulteriore inquinamento. Quindi, che cosa è avvenuto? Che il Senato ha approvato il 5 febbraio l'invio dell'esercito per controllare tale reato, ma ha associato inoltre a questo provvedimento uno screening sanitario gratuito. Che cosa comporta? Allora, lo screening sanitario è stato finanziato per circa 50 milioni di euro per un biennio che va dal 2014 al 2015 per i territori principalmente della Campania e quindi Casertano, ma comprende anche la Puglia e alcuni limitrofi tra Puglia e Campania, quindi Basilicata. La Puglia Savino, tocca, sì, dimmi Ugo. scusami, ti interrompo perché credo che sia importante anche far conoscere ai nostri ascoltatori la discrepanza che esiste fra il momento in cui è stata denunciata la presenza di questo materiale radioattivo nel sottosuolo di molte regioni italiane e l'iniziativa intrapresa dalle forze politiche per attuare misure non di prevenzione, ma di diagnosi. Credo che sarebbe stato Allora, magari questa è la storia opportuno. della domanda, perché è una domanda che sinceramente mi appassiona tantissimo. Allora, quando sono state le prime denunce, le forze politiche, in primis l'attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che all'epoca era Presidente, era Ministro dell'Interno, dal punto di vista sia attivo della politica, quindi del ministero, sia dal punto di vista mediatico, quindi giornalismo, TV, eccetera, c'è stato un silenzio tombale. Ad oggi non si conosce se realmente in maniera indiretta le forze politiche hanno provato a muovere qualcosa. Se consideriamo gli attuali risultati a distanza di circa 20 anni, possiamo dire che c'è stata molta, molta fermezza e, da un certo punto di vista, anche insabbiatura. Secondo il pentito Carmine Schiavone, le ragioni sono due. Una di queste è perché, ora non ricordo la cifra esatta, pare che alcuni politici dell'epoca, o meglio, membri della commissione, dissero che per risolvere il problema, del campo rifiuti per come era all'epoca servivano circa 500 miliardi di vecchie lire e questo è relativo a 20 anni fa. Ora, dottor Lombardi, prova a immaginare quanti miliardi di euro, non milioni, sottolineo di euro, servirebbero oggi per risolvere il problema del campo rifiuti visto che si è tutto incrementato. Quindi la politica, nonostante avesse individuato questa analisi, rimase comunque ferma perché probabilmente non era né pronta e neanche capace di poter risolvere un problema di tale grandezza. E questo, dal punto di vista politico, forse è l'analisi più o meno detta in maniera vaga, più facile da rispondere. Quella invece più preoccupante e che purtroppo si associa molto anche alla politica moderna e che copre una serie di binari di collegamento non solo con Gomorra, ma anche con la Camorra, Cosa Nostra, l''Ndrangheta, la Sacra Corona Unita e tante piccole mafie di cui non sono organizzate dal punto di vista dell'intitolazione del loro nome, ma comunque esistono nei campi territoriali che purtroppo si cibano del nostro sangue economico che a sua volta tende a rendere la vita dei nostri governanti. Quindi cosa voglio dire con questo? Che se dovessi fare un'analisi della frase che lo stesso Carmine Schiavone nel 97 disse nella commissione parlamentare d'inchiesta del ciclo rifiuti, in conclusione del suo verbale, lui disse questo:
Gomorra o comunque la mafia non esisterebbe senza lo Stato. Quindi Gomorra è lo Stato. Cosa significa questo? Che l'una non esisterebbe senza l'altra e viceversa. Quindi io oggi non posso dare una certezza di questa affermazione, però se dovessi analizzare sarei seriamente preoccupato da cittadino, perché significherebbe che attualmente non è mai esistita una trattativa tra lo Stato e la mafia. Quindi se dovessi fare un'analisi del termine trattativa trattino mafia, bensì è uno Stato mafia, quindi è tra virgolette la stessa cosa. Se dovessi analizzare queste affermazioni dette da Carmine Schiavone, che poi peraltro trovano tantissime coincidenze anche con quelle che sono state le affermazioni di inchiesta evidenziate dai PM di Palermo sulla trattativa, quindi in primis di Nino Di Matteo, Teresi, Del Bene, Tartaglia, ma anche lo stesso Scarpinato o lo stesso ex PM Antonio Ingroia, che fa un'affermazione di questo genere nel suo libro Io So. Savino Percoco, intanto ti ringraziamo per questo intervento, ma non solo. Credo che quello che abbiamo sentito, nonostante siamo abituati a sentire quello di cui ci hai parlato, credo che sia da definire raccapricciante. Uno Stato che non può fare accordi con nessuno perché lo Stato fa accordi con se stesso. E questa è la deduzione, mi pare di poter dire, no? Esatto, Ugo. Io comunque Bene. voglio evidenziare che ci sono, non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio. È evidente che, o meno io, facendo un po' l'analisi delle parole di Antonio Ingroia nel suo libro Io So, mi soffermo su quello perché, come puoi immaginare, l'inchiesta relativa alla trattativa Stato-mafia di Palermo, o comunque anche quella che sta andando avanti sulla terra dei veleni o la terra dei fuochi del territorio campano, ha delle fasi che non possono ancora essere pubbliche perché hanno una segretezza relativa all'indagine in atto. Però una cosa voglio dire, Ingroia nel suo libro diceva che già nell'anno 70 o comunque nel settantennio, nell'epoca della prima mafia, quindi stiamo parlando dell'interfaccia che c'era tra la guerra di mafia, tra la prima e la seconda, quindi cosa voglio dire? Nella prima mafia, quella che faceva capo alla triade Badalamenti, Bontade e Michele Greco, detto il Papa. È la seconda mafia che ebbe vita con i Corleonesi, quindi con a capo prima Luciano Ligio e poi Totorina, con al suo interno Provenzano. In questa interfaccia pare che ci siano stati, secondo le parole di Ingroia, una serie di contatti tra lo Stato e la mafia che hanno portato a quello che è stato il governo nel biennio successivo. Quindi nel ventennio successivo, scusami Ugo. Perché ti sto accennando questo? Perché quando Carmine Schiavone parlò delle scorie radioattive che sono state sotterrate ad Afragola e Casal di Principe, almeno questi sono i comuni che lui ha nominato, ma ce ne sono anche altri, disse un particolare che in relazione alla figura di Paolo Berlusconi, all'epoca imprenditore che faceva da tramite del commercio tra la Germania e l'Italia, c'erano delle frangenti relative alla loggia massonica P2 che faceva capo a Licio Gelli. Perché ti dico questo? Perché la stessa cosa, in maniera quasi forse indiretta, avviene nel 70. In cui Antonio Ingroia nel suo libro dice questo, che in una sottospecie di trattativa che associava appunto la loggia massonica P2 e quella dei circuiti
rappresentanti della mafia, di cui ora vorrei lo accenno, ma non voglio entrare un po' troppo nel merito, altrimenti metteremo troppa carne sul fuoco. C'erano anche degli spiragli, quindi appartenenti al canale della Prima Repubblica, che riguardavano l'area Cossiga, Andreotti e quindi anche il caso Muro. Ora, in ogni modo, voglio tenerli un po' lontani da questa fase. Nella trattativa si parla di una persona che faceva il segretario tra un ricco imprenditore milanese che gestiva anche canali televisivi e appunto la mafia, che in quel tempo avrebbe dovuto gestire il ventennio successivo e allo stesso tempo inserire i loro uomini di potere sia attraverso canali elettorali che una serie di ricicli di denaro sporco. Quest'uomo, detto da Antonio Ingroia, era Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri riuscì a fare da tramite quello che è stato il ventennio successivo dell'attuale storia politica. Non voglio entrare troppo nel merito, perché altrimenti uscire troppo dall'argomento relativo alla terra dei Velini. Però sulla domanda che tu mi hai appena posto, ti evidenzio che purtroppo c'è un serio binario di collegamento che non ha neanche delle curve che dovrebbero deviare i treni, perché sono totalmente dirette tra lo Stato, la mafia e la massoneria, che è riuscita, secondo le parole di Antonio Ingroia, già in un periodo molto antecedente all'attuale, a costruire tutti gli uomini di potere, i personaggi che all'epoca non erano ancora mediatici e neanche conosciuti, ma che sono diventati ministri, sottosegretari e capi di partito in quello che è stato ciò che ci ha governato fino ad oggi. Su questo è aperta un'inchiesta. L'inchiesta si chiama Trattativa Stato-Mafia. La stanno gestendo i PM di Palermo, in primis su quello che riguarda la trattativa, ma c'è con un sottofondo che riguarda anche le stragi di Via D'Amelio e quelle di Capaci, che riguardano la procura di Caltanissetta con il PM Roberto Scarpinato. Savino Percoco, io credo che si possa condividere una considerazione, non so se i nostri ascoltatori possono anche loro, credo possano condividere questa considerazione, cioè ci sono delle omissioni, ma penso che un discorso di meta-analisi, fra non molto, possa anche farci considerare una valutazione sul numero dei decessi, che non sono solo in quelle zone, non sono solo il numero fino ad ora considerato. Sicuramente sarà un numero raddoppiato, se non triplicato, e quindi potrebbe intravedersi anche un reato di strage. Bravissimo. Che ne pensi? Allora, io parto da un piccolo avviso. Come ben sai, e mi auguro anche i nostri radioascoltatori, recentemente ci sono state delle minacce di Totorrina nei riguardi dei PM che stanno indagando sulla trattativa Stato-Mafia, ma in primis su Antonino Di Matteo. Allora, se noi analizziamo questo dettaglio, è reale che un rischio di strage attualmente sembra in atto. Però se lei riflette sul dettaglio che la mafia e Gomorra, in primis, o meglio, perché è stata quella svelata negli ultimi arcani mediatici recenti, nel momento in cui ha inquinato i settori delle terre sotterranee che vanno a influire sull'area agricola, sull'area delle falde, quindi dell'acqua, e del cibo. sull'area delle crescite dell'evoluzione umana, a mio parere hanno creato un danno irreversibile per quella che è la sostenibilità, e quindi hanno generato una strage senza bombe peggiore di quella che potrebbe essere legata a un'arma, certo, bellica. Cioè, non so se questa metafora ha reso l'idea. Dico questo perché il settore dell'inquinamento
delle falde e dei terreni con i rifiuti, con le scorie nucleari, quindi nella radioattività, non ha soltanto preso il settore casertano e campano, ma è giunto anche in Puglia e nei settori, in alcune piccole aree della Basilicata. Tanto è vero che qui in Puglia è stata recentemente aperta un'inchiesta in quella che riguarda la discarica Martucci di Conversano, che serviva i territori di Polignano a Mare, Trigiano, se non erro, e appunto Conversano e Mola di Bari. E qui in queste aree, questa discarica, che poi è stata denunciata grazie al coraggio di un operaio della Lombardia Ecologica di nome Domenico Lengesti, che è stanco di fare il capocantiere per questa azienda e seguire degli ordini. È solo un omonimo, Savino, eh? Esatto, è solo un omonimo. No, vabbè, considera un particolare che questa persona, questo operaio, ha fatto una grandissima presa di atto coraggioso, sia mediatico che civico, che contro mafia, diciamo così, antimafia. Cioè praticamente lui un bel giorno ha preso la sua auto, la sua attrezzatura meccanica con cui spostava i rifiuti da una parte all'altra. Ora non so il termine tecnico preciso, comunque una pala meccanica di questo genere, e ha chiamato le forze dell'ordine e alcuni settori mediatici, si è rifugiato, quindi si è condotto con questo automezzo verso la discarica da lui in conoscenza, credo che riguardi appunto la discarica Martucci, e nel momento in cui sono arrivati le forze dell'ordine e uomini del settore mediatico, lui ha scavato con la sua pala meccanica per circa 3 metri per scovare i rifiuti nascosti sottoterra. E grazie a questo gesto eroico è stata aperta l'inchiesta sulla discarica Martucci. Quindi questo evidenzia che il rischio di inquinamento idrologico e agricolo, e quindi anche di sanitario riguardo al settore cancro, e non solo nel settore pugliese, ha toccato anche la provincia di Bari. Sì, intanto questa descrizione credo che sia esaustiva, soprattutto per fare alcune considerazioni. Intanto le sostanze radioattive, in particolare, non tutte, non soltanto sono pericolose per i tempi di esposizione e per il tipo di radiazioni che emettono, ma anche quelle che vengono ritenute le più innocue, tanto per intenderci, quelle che magari vengono usate per fare una scintigrafia tiroidea, i cui tempi di dimezzamento sono molto rapidi, se vengono ingerite, soprattutto in alcuni organismi come quello dei bambini, anche un tempo molto breve, e naturalmente questa ingestione continua perché il cibo è inquinato ovunque, e naturalmente provoca non solo tumori, ma gravi danni, se non si arriva subito al tumore, gravi danni irreversibili. Non dimentichiamo che non solo nella zona di Taranto, no, dove c'è la storia dell'Ilva, ma soprattutto nella zona del Napoletano, ma anche da noi, come dicevi tu giustamente, io non ho uno studio statistico, ma mi sono informato presso alcuni colleghi endocrinologi, e loro hanno affermato che il numero dei tumori della ghiandola tiroidea in particolare, ma non solo di quella, consideriamo che i tessuti molto labili sono quelli della riproduzione, sia maschile che femminile, e questo apre un altro argomento che non affrontiamo ora, sono quelli in vorticoso aumento, perché c'è un aumento notevole dei tumori della tiroide, non solo in rapporto al fenomeno di Chernobyl, credo che molti ascoltatori ricordino questo tragico episodio, e poi abbiamo avuto naturalmente quello del Giappone, di Nagasaki, ma
Il problema delle patologie tiroidee, parlo di quelle neoplastiche, che si sono addirittura quadruplicate, sembra che sia addirittura da attribuirsi alla presenza, non solo nei nostri cibi, ma anche in tutto quello che tocchiamo, di sostanze ormai radioattive. Non c'è voglia di creare allarmismo, però non bisogna nemmeno minimizzare questi pericoli, tenuto conto che ci sono delle grosse difficoltà anche per i nuovi giovani dare un frutto alla procreazione, perché ci sono anche valori, quindi rilievi per quanto riguarda le componenti riproduttive, parlo dello sperma, insomma, abbiamo una grave compromissione del prodotto spermatico, e questo sembra che sia da attribuirsi ad una lesione dei mitocondri, quindi di alcune parti delle cellule, che vengono quindi compromesse perché sono molto vulnerabili, sono i più vulnerabili assieme al sistema ghiandolare da queste sostanze radioattive. Massimo, mi permetteresti una domanda? Questo, considerando la tua esperienza sia medica che sul settore politico-sanitario, riguardo lo screening sanitario gratuito avvenuto approvato il 5 febbraio dal Senato, alcuni comitati ambientalistici, con a capo prevalentemente Don Patriciello, si sono rivelati, cioè, non contrariati, però loro ritengono che questo intervento sia molto relativo tra la risoluzione del problema, perché a loro parere servirebbe anche un esame tossicologico che permetta di fare dei confronti anche con altre zone d'Italia. Quindi loro preferirebbero avere un'analisi molto più dettagliata, sempre ovviamente in maniera gratuita, tra quelli che sono i cittadini dei territori pugliesi, campani e lucani, in confronto con quelli del resto d'Italia. Tu pensi che possa bastare, o è opportuno dal punto di vista sanitario fare un'analisi ancora più dettagliata o comunque più approfondita? E quanto potrebbe costare realmente un impegno di questo genere per lo Stato? Bene, ti rispondo e rispondo ai nostri ascoltatori in questo modo. Credo che la migliore apparecchiatura per fare prevenzione avrebbe potuto essere un contatore Geiger. Non è fare ironia. Perché ti rispondo perché in questo modo, perché se ci fossero stati delle iniziative preventive, così come vediamo in televisione quello che fanno in Giappone, no? In Giappone vediamo gli addetti ai lavori che vanno lì a constatare la quantità di radiazioni presenti sul territorio contaminato e riportare questi dati e informare di questi dati la cittadinanza. A parte questa nota polemica, credo che un'indagine del genere serva a quietare gli animi delle popolazioni, ma non può sortire altro effetto se non quello di dare delle rassicurazioni inerenti a quelle che possono essere le indagini svolte alla ricerca di alcuni marcatori tumorali che non hanno comunque un rapporto causa-effetto immediato. E sappiamo bene che perché ci sia, ripeto, a meno che non ci sia una eccessiva, nutrita esposizione dell'organismo ad una grossa quantità di radiazioni, in quel caso la leucemia, no, è uno dei tanti problemi, non gliela toglie nessuno, ma se questa ingestione è composta da radiazioni di frequenza bassa, ovvero al contrario radiazioni che non emettono, che non sono, ecco, diciamo, non sono molto pericolose, se questa indagine deve individuare i percorsi seguiti da queste radiazioni o da altri cibi contaminati, ci vuole del tempo. Per questo parlavamo prima di una meta-analisi fatta a 10 anni, a 20 anni, che ci potrà dire a posteriori quanto danno sia stato determinato da questo inquinamento. Ma indagini fatte specifiche per avere una risposta immediata, credo che sia una presa in giro, è solo per tenere buona la popolazione a cui secondo me dovrebbe essere imposto lo sloggio, cioè l'allontanamento da quelle zone. Massimo Rosario.
Sì, dunque sono le 19.05, so che abbiamo anche il prossimo ospite che è in attesa, un ospite molto importante. Io vorrei però prima darvi una news che va praticamente in tema con quello che ci ha detto Savino, che ci ha fatto una ottima illustrazione tecnica del problema. Ecco, innanzitutto dunque parliamo di rifiuti, i carabinieri di Napoli e Caserta, coordinati dalla DIA napoletana, hanno arrestato 17 persone accusate di associazione camorristica, gestione non autorizzata dei rifiuti, traffico illecito di rifiuti. Scoperte l'infiltrazione camorristica negli appalti per la costruzione di una discarica a Chiaiano, siamo in provincia di Napoli, e le false attestazioni di funzionari pubblici. Il gruppo aveva legami con i clan camorristici dei Nuvoletta, Polverino, Mallardo e Casalesi. A questo punto la linea torna nuovamente a Ugo Lombardi e Antonella Intranò per la presentazione del prossimo ospite. Noi siamo in attesa di collegarci, non so se con noi, con Giorgio Bongiovanni, che è il direttore di Antimafia 2000. Giorgio, ci sei? Pronto? Ecco, in attesa che Giorgio... Allora vado con altra notizia. Prego, prego Massimo. Allora, dunque, parliamo... sentiamo se... mi sembra di aver sentito la voce. Sentiamo se è in collegamento Giorgio, altrimenti vado con la prossima news. Eccomi. Ah, ecco Giorgio. Benvenuto Giorgio. Giorgio Bongiovanni, buonasera, direttore Giorgio di Antimafia 2000. Sì, buonasera. Bene. Buonasera Giorgio. Buonasera. Ti sentiamo bene anche qui da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV. In regia centrale a Treviso c'è Rosario Moreno. Ugo Lombardi, a te la diretta. Bene Giorgio, intanto grazie per essere con noi. Abbiamo fino ad ora affrontato l'argomento dei rifiuti, soprattutto in particolare dopo l'ottima esposizione fatta da Savino Percoco, abbiamo anche individuato alcuni aspetti di natura sanitaria. Noi abbiamo anche parlato di una possibile individuazione e classificazione di questo reato come fra i reati di strage, ipotizzando che fra non molto ci sarà una larga fetta di popolazione di larga parte dell'Italia coinvolta in questa patologia. Ecco, come possiamo difenderci secondo te da questo eccesso diciamo malavitoso? Purtroppo la situazione è inquietante perché stiamo parlando di rifiuti, no? Sì. I rifiuti si dividono in vari aspetti. Sono i rifiuti normali, che è già una tragedia sulle grandi città come Palermo e Napoli. Ci sono rifiuti speciali, caro dottore. Colgo l'occasione per salutare tutto lo staff, te, Antonella, Massimo e tutti gli altri che vedo. E quelli, i rifiuti speciali o rifiuti radioattivi, sono il vero male, la vera situazione grave del nostro paese. Pensate voi che lo Stato italiano, altri stati stranieri, grandi istituti di smaltimento, quindi centrali nucleari, centrali atomiche, e quant'altro, hanno smaltito rifiuti anche nel nostro paese, soprattutto al sud. Parliamo di una Campania infestata, abbiamo sospetti gravissimi sulle miniere chiuse in Sicilia, come quella di Pasquasia, Enna, che la mafia, la camorra, si parla di delle Calabrie, dei fondali dello splendido mare che abbiamo al largo della Calabria, sia la parte del Tirreno che del stesso Mediterraneo e Adriatico, centinaia di tonnellate forse di rifiuti radioattivi, navi intere, quindi è un reato sì, di strage e di strage minimo, ma vari reati. Le commissioni, abbiamo avuto un collaboratore della giustizia che si chiama Schiavone, che nel 97-98 aveva fatto delle dichiarazioni alla Commissione parlamentare per l'ambiente
e avevano segretato queste dichiarazioni, le hanno finalmente riaperte, portate alla conoscenza del pubblico da poche settimane. Quindi il nostro Stato è criminale perché ha tenuto segrete delle dichiarazioni di un personaggio che personalmente, per conto della camorra, aveva sotterrato centinaia di tonnellate di rifiuti tossici e radioattivi. Quindi, se noi dovessimo scoprire il vaso di Pandora, ci ritroviamo mezza Italia inquinata di radioattività. Non c'è perdono per questo tipo di reato, perché le generazioni e generazioni moriranno di malattie e di radioattività e quant'altro. Speriamo che la magistratura possa fare luce su questa situazione. Speriamo che altri governi, non certamente questo, che è formato da rottamatori finti e ragazzi in balia di altri poteri come quello degli Stati Uniti d'America, speriamo che si faccia luce e che possa essere ripulito il nostro paese da questo inquinamento veramente aberrante. Veramente non sappiamo se quando andiamo a farci il bagno in certe zone del sud ci prendiamo il male terribile. Sono tutti Giorgio, noi. casi di fatto, non ho speculato su possibili pseudo-informazioni. Queste sono dichiarazioni rese sia la magistratura sia la commissione parlamentare da personaggi che, ripeto, possono esagerare quanto volete, ma sono stati coinvolti in prima persona nello smaltimento illegale di rifiuti radioattivi. Giorgio, Sì. una considerazione va ripetuta perché l'argomento è molto molto importante. Le patologie di cui ora stiamo parlando sono quelle le cui cause si sono perpetrate anni addietro, quelle invece le cui cause sono attuali e quindi le nozze sono quelle di ora con una intensità. È una, lasciatemi passare questo termine, ferocia inaudita. Le vedremo fra alcuni anni e saranno molto, molto superiori a quelle attuali. Altro che strage, qui bisognerebbe agire subito. E comunque, secondo te, qual è la parte più importante, malavitosa, che ha appalti su questo sistema cosiddetto di ecomafia? Quali sono le famiglie o comunque i maggiori interessati a questo tipo di commercio? Ma lo Stato ha dei problemi gravissimi di smaltimento, perché allo Stato italiano ci sono gli smaltimenti delle case farmaceutiche, degli ospedali, delle basi militari e anche di scorie radioattive che vengono dalla Germania, dalla Francia. E lo Stato italiano, questa è una mia considerazione basata su dati di fatto, ha avuto bisogno nel passato oppure personaggi all'interno delle istituzioni, se non tutto lo Stato italiano, però personaggi importanti dello Stato italiano, della politica, quindi ministri, quindi generali dei carabinieri o dell'alta finanza, oppure personaggi dell'amministrazione locale, sindaci, assessori, insomma, persone che avevano potere, dovevano smaltire, cercare un posto, e non trovandolo si sono rivolti, come è spesso è successo nel nostro paese, nella storia del nostro paese, alla criminalità organizzata. Quindi certamente la camorra, il clan dei Casalesi, famoso purtroppo per la ferocia e per le relazioni che avevano insieme ai Casalesi, Nuvoletta, queste famiglie camorristiche napoletane, le relazioni che avevano con Cosa Nostra Palermitana, con Totò Riina, quindi loro certamente hanno sotterrato in territori, in campagne, presso le abitazioni, migliaia di tonnellate di scorie speciali e normali, illegalmente, e si sono assunti la responsabilità guadagnando centinaia di miliardi, migliaia di miliardi delle vecchie lire.
Poi l'Andrangheta ha avuto un ruolo particolare, credo che tuttora ce l'ha, di sotterrare illegalmente questi rifiuti speciali e non. E poi Cosa Nostra in Sicilia, senza ombra di dubbio, è stata, ma anche la Sacra Corona Unita in Puglia, Cosa Nostra in Sicilia è stata protagonista assoluta anche di questo smaltimento. Forse, ma questo non giustifica assolutamente niente. Cosa Nostra, questo è ancora da accertare, perché ripeto, la miniera di Pasquasia a Enna sembra che sia un luogo dove sono nascosti centinaia di tonnellate di scorie radioattive. Comunque, Cosa Nostra è stata sia protagonista nel sotterrare queste scorie in territorio siciliano, ma anche sarà stata protagonista senz'altro insieme alla Camorra per smaltire queste scorie nel territorio campano. Quindi i responsabili principali sono i politici, soprattutto i politici e le organizzazioni criminali che hanno guadagnato mi ricordo c'è una frase di Bernardo Provenzano e Riina che dicevano che la monnezza è oro, la monnezza è oro, perché hanno guadagnato tanti di quei soldi da avvicinarsi senz'altro al grande traffico di droga, che comunque rimane il guadagno più alto che le organizzazioni criminali hanno quando fanno questo tipo di affari. Credo di ricordare che ci siano alcune deposizioni di alcuni pentiti che hanno affermato che il loro codice comportamentale, fra virgolette, impedirebbe un traffico di sostanze così tossiche e quindi danni determinati dalle stesse. Alcuni di essi hanno detto che loro non avrebbero mai partecipato a questo tipo di operazione se avessero saputo. Credi che sia una formazione credibile questa? È possibile, perché no? Comunque non giustifica affatto il pentito se riconosce di aver sbagliato e ci dà informazioni sui capi delle mafie che hanno ordinato a tutti gli effetti, queste stragi, perché nel tempo sono già morte centinaia, se non migliaia di persone per varie malattie, però magari non è detto che loro sapessero che cosa stavano facendo. Sicuramente sapevano che si trattava di rifiuti e assolutamente potevano immaginare che poteva trattarsi anche di rifiuti tossici. Dipende poi dal pentito, se il pentito era un soldato semplice, ma che aveva questo compito sul territorio di smaltire questi rifiuti, allora è credibile. Ci può anche stare che non sapesse poco o nulla, ma se si trattava come, per esempio, si fosse trattato come, per esempio, del pentito Schiavone, che era un capo, un boss della Camorra, assolutamente no. Lui sapeva perfettamente che cosa c'era dentro, le tonnellate, i chili, le quantità. Questo lui comunque l'ha ammesso. Se non erro, ogni mese, se non prendo errori, questo lavoro di smaltimento fruttavano al clan, del quale lui ne faceva parte, mi sembra 500 miliardi al mese. Quindi pensate un po' l'immensa somma. Perché si facevano pagare così cari? Perché si trattava di rifiuti tossici e che in nessuna parte del pianeta Terra, a parte gli stati purtroppo del quarto mondo dell'Africa, che sono infestati di scorie radioattive, ma nessun paese civile al mondo democratico dell'Europa o degli Stati Uniti o dell'America o del Giappone avesse accettato mai un lavoro di questo tipo. Solo le grandi organizzazioni criminali lo fanno: Cosa Nostra, l'Andrangheta, la Camorra, le organizzazioni criminali dell'est sovietico, la mafia cinese, la mafia turca.
Queste sono, io ho il sospetto che oltre ad altri motivi che non c'entrano apparentemente poco o niente con la trasmissione, le organizzazioni criminali sono stati funzionali a quegli stati o a quegli uomini di Stato che hanno dovuto fare sì o sì dei lavori sporchi per conto del potere. Certamente è un lavoro sporco. Sporchissimo, da assassini smaltire le scorie radioattive nei paesi abitati, vicino a paesi abitati. E vi assicuro che il Mezzogiorno d'Italia, oltre a tutte le sofferenze che abbiamo da 150 anni, ha dovuto subire anche questo gravissimo cancro di essere sottoposto a esalazioni di questo tipo. Ma lo sapevamo da tanto tempo, solo che le prove escono fuori adesso. Credo che dovremmo prendere nota quindi non solo delle bande di criminali a cui facevi riferimento, ma credo che i cittadini debbano ricordarsi molto bene i nomi dei politici che tuttora e ancora prima di ora hanno regnato, perché il termine è regnare, e quindi dobbiamo ringraziare queste persone se adesso siamo anche in questo settore completamente nei guai. Che ne pensate? Ma per quanto riguarda questo tipo di reati, di crimini, adesso non lo so chi dei politici lo posso immaginare se continua questo tipo di smaltimento illegale, ma certamente tutti gli anni 80 e 90 la Democrazia Cristiana è stata la democrazia dell'anticristo, perché Cirino Pomicino, gli Andreottiani e tante altre correnti democristiane che hanno preso sempre una valanga di milioni di voti al sud in collaborazione con la criminalità organizzata è responsabile di questo, assolutamente. Purtroppo nel nostro paese, grande paese di lotta alla mafia, oltre che di mafia, siamo pieni del cancro della mafia, ma abbiamo anche i più grandi personaggi, uomini valorosi che hanno lottato contro la mafia. Purtroppo, nel caso dello smaltimento dei rifiuti tossici e quant'altro illegale, non c'è stata mai una legge severa, abbiamo ancora una legge che fa ridere, invece dovrebbe essere, come abbiamo detto all'inizio, un reato di strage, punibile con strage, ergastolo, cioè fine pena mai, perché questo non ha inquinato solo l'ambiente, ha ucciso persone responsabili della morte e forse di quante altre centinaia di migliaia. Pensate se dovessero scavare tutte le campagne del Napoletano, parte della Calabria, dalla stessa Sicilia, che cosa esce fuori? Moriamo tutta l'Italia. E credo che bisognerebbe sollecitare una conoscenza pubblica, ufficializzare le valutazioni di quantità di radiazioni presenti sui terreni più sospetti. Questo Assolutamente. servirebbe ad aiutarci, insomma, anche nei comportamenti, senza Certamente. creare allarmismi. Certamente, esatto. Non lo hanno fatto prima e credo che non lo facciano nemmeno ora. I test di cui parlava Savino Percoco prima, sono solo una specie di panacea, non servono a nulla. Bisogna sapere, come ci fanno vedere in televisione, in Giappone, quanta radioattività c'è ora e dove c'è e in che misura c'è, perché è l'unica maniera per difendersi, sapere quanto, questo per quanto riguarda il suolo, poi ci sono gli alimenti, i cibi, come diceva giustamente Savino, c'è tutto il percorso alimentare. Certo. Che è inquinato, quindi quello diciamo, è un altro studio da fare. Ma adesso sarebbe utile sapere esattamente quanto inquinamento abbiamo sotto i nostri piedi e nella nostra aria. È tanto, brevissimo, perché noi abbiamo riempito l'Africa di scorie radioattive, soprattutto la Somalia, che sotto la quale diciamo era un pochino un nostro protettorato italiano dai tempi di Craxi, l'abbiamo
distrutta di scorie radioattive. Quando non aveva più spazio, le abbiamo messe da noi, sotto il nostro territorio, grazie alle organizzazioni criminali e grazie al potere di politici senza scrupoli. Pensate alla bestialità e la follia, sia delle mafie, sia dei politici che poi vivevano nel luogo, che sotterravano vicino a casa loro, a pochi chilometri, queste scorie radioattive, e dicevano: ma tanto, eventualmente, con tutti i soldi che guadagnavano, ce ne andiamo all'estero, chi se ne frega, ce ne andiamo a abitare in un altro posto, questo affare lo dobbiamo fare e basta. Quindi una cosa veramente non da solamente da mente criminale, ma folli, da persone malate di mente. Bisognerebbe imporre a questi politici non soltanto, vabbè, il loro lavoro che non lo fanno, insomma, ma bisognerebbe imporgli di studiare, perché nella nostra regione qualcuno ha riferito che c'è stata una proposta di riempire di rifiuti le nostre falde. Quindi se i nostri rappresentanti politici regionali hanno queste malsane idee in testa, credo che o siano criminali o siano estremamente ignoranti. Tutte e due le cose, sono ignoranti, criminali e malati di mente, perché sono veramente sconcertante che pur di arricchirsi e avere potere, non pensano al futuro dei loro stessi figli, che poi sono i nostri figli, perché il nostro territorio è un territorio, per quanto l'Italia è bella, è un territorio piccolo. Quindi non abbiamo la capacità di sopportare questo tipo di inquinamento, non ce l'ha, non ce l'hanno, non ce l'hanno i grandi territori. E poi comunque voi sapete che, come la penso io sono un antinuclearista per eccellenza, io sono per le energie alternative, anche se dovessero essere sepolte sotto il grande territorio della Siberia, per me sarebbe un delitto comunque condannato, condannabile all'ergastolo, perché la terra va rispettata. Pensate un po' invece cosa posso pensare, che quando li sotterrano sotto i territori abitati, allora, e siccome non si può fare niente, non ci sarebbe niente, non ci sarebbe cosa nostra, l'andrangheta, la criminalità mafiosa non esisterebbe se non esistessero i politici che danno potere a queste mafie. Quindi ai politici bisogna fare delle leggi. Il ragazzino che ci governa in questo momento, il signor Renzino, Matteo Renzi, dovrebbe veramente fare delle leggi, e una di queste dovrebbe essere il sequestro e la confisca immediata di tutte le ricchezze di un politico nel momento in cui si corrompe a qualsiasi livello, anche se si corrompe con una semplice raccomandazione, iniziando una Certo. grande riforma e una grande severità nella politica. Cioè il politico che viene eletto deve essere un sacerdote perfetto della legge. Se si corrompe con una contravvenzione, cioè lui faccio degli esempi così mi capite, se lui si ferma in sosta vietata e va dal vigile, il politico, e gli dice: levami sta multa, ecco, già da 1 a 10 anni di galera, solo per una multa. Se invece dovesse corrompersi per qualche appalto, gli diamo 20 anni di carcere e il sequestro immediato di tutti i beni, anche della prima casa, e quindi mandarlo in una pensione in affitto. Se poi collabora con le organizzazioni criminali, noi gli diamo l'ergastolo, buttiamo la chiave nel fiume, e così in politica non ci sarebbe la corsa alla politica, quindi la corsa alla ricchezza sicura attraverso la corruzione, la concussione o comunque l'essere criminale. Ci sarebbe una scarsissima domanda di persone che vogliono fare politica, e quelle domande che vogliono fare di uomini e donne che vogliono fare politica sarebbero di persone assolutamente integerrime e oneste, e quindi le organizzazioni criminali sparirebbero nell'arco di alcune settimane. È molto semplice, ci vuole solo una legge per risolvere i problemi in Italia.
aggredire severamente e con una determinazione mai registrata nel nostro paese i politici, i quali dovrebbero essere la perfezione incarnata, se no il politico non lo fai. Questo è il mio pensiero. Se un giorno dovessi creare un movimento politico, io farei i 10 comandamenti, e chi sgarra viene punito severamente di fronte anche al pubblico. Solamente se inculchiamo ai nostri ragazzi, bambini dell'asilo fino al laureando, che ha già 30 anni di scuola, che le leggi italiane per i politici sono severi, peggio dei talebani, voi vedete che il nostro paese, i conti tornerebbero tutti, e saremmo il paese più ricco del mondo e avremmo finalmente un po' di giustizia, di verità e di trasparenza. Ma finché noi ai politici gli facciamo fare quello che vogliamo, e le leggi i politici se li fanno da soli, e qualsiasi reato commettono, fino all'assassinio, continuano a rimanere liberi, che cosa volete voi dai cittadini? E come pretendete che le organizzazioni criminali si trasformino in bande comuni? Perché io non dico che dobbiamo essere perfetti, io posso capire che ci sia la delinquenza comune, ma la mafia esisterà sempre finché nel nostro paese il politico non viene punito. Invece il politico deve essere punito in modo sempre, il 41 bis deve essere primo per il politico che si è corrotto per 5.000 euro. Lo mandiamo al 41 bis come Totorrina, e voi vedrete che di politici in Italia onesti ne avremo a vendere. Sì. E poi ne avremmo pochissimi. Il Parlamento si ridurrebbe a 100 deputati, 100, unico Parlamento, perché sarebbero 100 deputati onesti che sarebbero terrorizzati dalla legge se loro si corrompono per una contravvenzione. Quindi sono costretti. Scusami se ti interrompo, bisognerebbe anche togliere i finanziamenti ai partiti, bisogna anche togliere e non aspettare. Il partito è. Bisogna ridurre anche i loro stipendi, perché prendono somme enormi rispetto alla povertà che c'è in giro. Questo la gente deve cominciare a chiederlo. E non possiamo. Deve prendere massimo 2.000 euro al mese e tutte le spese pagate, il resto lo deve fare per missione. Per missione. Se un politico che viene dalla sua professione, fa l'aspettativa, fa i suoi 5 anni di politica e gli viene dato un gettone di sopravvivenza, cioè gli si vengono pagate le spese, non 15.000 euro buffoni e corrotti e miserabili, che poi quei 15.000 euro diventano 200, 300.000 perché l'appalto, io voglio la tangente, e la corruzione con la banca. Cioè, noi dobbiamo iniziare da lì, se no non vedrete mai nessun cambiamento. La severità, una legge severa che bisogna fare contro la politica, contro la mafia ovviamente, ma le stesse leggi che vengono applicate ai boss mafiosi devono essere applicate nella stessa misura per la politica. Altrimenti sono costretto io, che è noto che sono una persona che cerca di dare il proprio contributo nella lotta alla mafia, altrimenti devo dare ragione a Totorrina, che è un'ingiustizia, che paga tutto lui per quello che ha, con le nefandezze che ha commesso, e i suoi complici adesso se la godono. I suoi complici sono i politici, molti dei quali sono quelli, scusatemi se ve lo dico, vi provoco, e voi comunque siete i miei amici, sono quelli che voi avete votato, se avete votato. Sono lì ancora, che governano. Renzi, il nostro Presidente del Consiglio, non ha detto nemmeno una parola contro la mafia, e ha risposto a Saviano, un giornalista, e ha risposto evasivamente. Perché? Perché sa benissimo il signor Renzi che se ti metti contro la mafia ha un potere di ricatto che ti distrugge nel tempo di 2 settimane.
Giorgio, buongiovanni, sono Massimo da Pianeta Oggi TV. Volevo farti questa domanda, hai toccato la politica, ecco, era iniziato bene Mani Pulite, poi si è fermato, mi sa tanto di che era tutto, come si può dire, ben organizzato a tavolino e dopo doveva fermarsi, come mai non siamo andati avanti con quella strada? Che idea ti sei fatto su questa storia? E Mani Pulite è iniziato bene e ha fatto le cose benissimo e non si è fermato perché i giudici non volevano andare avanti. C'è stato il leader di Mani Pulite, e cioè Antonio Di Pietro, che ha lasciato la magistratura e si è messo in politica. Perché i soldi piacciono a tutti, caro Massimo, anche ad Antonio Di Pietro. Quindi quando lui si è messo in politica, in quel momento aveva il 90% dei consensi e quindi ha fatto l'errore più grave della sua vita. Non ho nessuna ragione per dire che Di Pietro è disonesto, corrotto, non ne ho idea, credo di no, però dal punto di vista della politica ha fatto un errore perché l'ambizione, i soldi, certamente da giudice guadagnava niente, come è giusto che guadagnano i giudici, cioè il giusto per vivere. Da politico è diventato ricco, quindi ha fatto l'errore più grande della sua vita. Ha fatto bellissime battaglie all'inizio, poi negli anni a venire è decaduto come adesso. L'ultima cosa che ha fatto, ovviamente è una mia opinione personale, è stato quello di appoggiare a una persona che noi sappiamo con certezza assoluta che era un giusto, e cioè Antonio Ingroia, è stato un progetto sbagliato, hanno fatto degli errori perché la gente non ha dato quei consensi che si aspettavano, chi entra in politica in questo momento, anche se si tratta di persone straordinarie della società civile, della magistratura, del professionismo, delle opere di carità, di missionari, chiunque entra in politica deve entrare come un talebano, cioè non come Grillo che fa casino e non si capisce niente, deve entrare riformando radicalmente la struttura politica del nostro paese, cominciando con sanzioni severe per i politici se non vanno il loro dovere. Da lì poi facciamo le riforme della scuola, ma prima dobbiamo imporre al politico che se sbaglia, fa un errore, paga per 10. Quindi il politico che vuole fare politica deve essere animato da una missione, se non cristiana, laica, ma che deve essere la ragione della sua vita, e deve vivere terrorizzato dentro quel Parlamento, che se commette un errore in cattiva fede, soprattutto economico, sarà punito severamente. Dobbiamo fare questo tipo di riforma. Poi nel tempo, magari fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, ci ritorniamo a una politica più moderata, ma siccome noi siamo la feccia del mondo della corruzione, cioè voi pensate che io in questo momento sto dicendo delle fesserie, noi siamo al 170esimo posto della classifica della corruzione politica, cioè il Ghana, la Nigeria sono più onesti di noi, sono più avanti di noi nella classifica. L'Italia è il 7° paese più ricco del mondo, classifica dei politici italiani, siamo al 160esimo posto, mi sembra, su 180 paesi. Quindi se noi siamo in questa situazione di catastrofe irreversibile, se i cittadini vogliono i politici onesti, devono fare la rivoluzione francese, cioè devono prendere questi politici che abbiamo e buttarli nella spazzatura, tutti, completamente, e mettere imporre delle leggi marziali, quasi militari, contro i politici che se non fanno il loro dovere vanno in galera e non escono più. Questa è la mia opinione. Condivisibile, non condivisibile, però io non ho altre alternative, io non credo più in niente, io non andrò più a votare a nessuno e non credo
in nessuno delle persone che si presenta in questo momento in Parlamento ho simpatia per molti ragazzi che fanno parte del Movimento 5 Stelle, che fanno belle battaglie, che fanno tutto quello che vogliono, ma in questo momento per me è inutile presentarsi, è inutile creare un movimento politico. Prima bisogna fare delle leggi contro la politica, facendo mettere in ginocchio la politica, in modo che chi entra in politica entra e deve essere il nostro sacerdote, il nostro missionario, che ci deve servire e deve lavorare solo per il cittadino. Anzi, io sarei più severo, lo dovrebbe fare gratis, senza stipendio. Certo, siamo, su questa idea siamo d'accordo. Massimo, scusami se ti tolgo la parola, ma sembra che questo sia una storia come il gatto che si morde la coda. Tutta la società è inquinata, nessun settore è escluso. Non ci sono apparenti vie di uscita, solo una consapevolezza del popolo potrebbe aiutarci. Ma tu pensi che questo sarà possibile in assenza di riferimenti? No, non sarà possibile, caro dottore. Io sono ho speranza che nascono, come stanno nascendo, dei gruppi nella società civile che organizza associazioni di movimenti antimafia a favore dell'ambiente, a favore delle persone bisognose, volontariato, eccetera. Ma non succederà mai niente se nel nostro paese noi non blocchiamo in forma severa e brutale, non violentemente, senza armi, ovviamente, sempre nella forma più pacifica e democratica possibile, i politici. Noi dobbiamo creare un movimento a livello nazionale che faccia un referendum raccogliendo 30 milioni di firme, non un milione, dove impone a questi politici che attuali, abbiamo questi ci dobbiamo tenere. Quindi quei quattro politici ancora forse mezzi onesti che abbiamo dentro le nostre camere parlamentari, di fare una legge contro la politica. Questa è un'utopia la mia, me ne rendo conto, ma se non si parte da lì, mi dovete scusare, io non condivido a nessuna iniziativa. Per me tutte le iniziative sono finite. Io mi faccio il mio lavoro antimafia, il mio giornale antimafia, appoggio quei giudici che sono onesti, perché vedete, il problema è anche che la magistratura è inquinata, perché anche i magistrati hanno fallito. Nella stragrande maggioranza la magistratura è complice della politica, fanno finta di litigare, fanno finta di tirarsi i pesci in faccia, ma gli alti vertici della magistratura piacciono i soldini anche a loro, gli alti vertici del Consiglio Superiore della Magistratura ambiscono a carriere, a soldini, gli alti vertici delle corti di Cassazione, giudici supremi, sono la stessa combriccola con i politici, sono politicizzati i magistrati, come i politici sono magistrazzati, se volete, sono una cozzaglia di criminali che vivono alle spalle nostre. Solo pochi giudici onesti danno la vita, e se voi venite a Palermo ve ne rendete conto, o nelle altre città dove c'è la criminalità, quei giudici onesti non fanno parte di nessuna corrente o poche correnti, correnti minime, sono perseguitati dai loro superiori, sono sotto azione disciplinare, quindi la magistratura è inquinata. Allora facciamo delle leggi, una legge, due, tre leggi, no 200.000, che imponiamo ai funzionari di Stato, quindi potere legislativo, politico, esecutivo, governo e giudiziario, magistratura, si impongono delle leggi severissime, tipo boss mafiosi, che se sbagliano devono andare in carcere e gli vengono sequestrati tutti i beni, anche che hanno la 500, in modo che questa legge incute terrore, timore di uno Stato onesto, che il funzionario di Stato deve essere onesto e integerrimo. Questo processo potrebbe durare una ventina d'anni, ma vi assicuro che nel 2034, se iniziamo oggi,
l'Italia diventa il paese più onesto al mondo, il numero uno nella graduatoria della trasparenza e dell'onestà. Finché vi tenete, avete politici di merda, avete politici e donne che vanno a letto per ottenere posti, che si prostituiscono, che vogliono soldi per avere carriera politica, uomini che lavorano con i mafiosi, che partecipano a stragi per ottenere potere, non cambierà niente, assolutamente niente. Ecco, riprendo io da Venezia. Ecco, mi ero dimenticato di dire una cosa: i nostri ascoltatori so che sono anche in tanti, abbiamo Pordenone, poi la Toscana, abbiamo la Calabria, la Sicilia, eccetera, il veneziano. Dunque, se qualcuno vuole fare delle domande, può usare la chat sul canale televisivo di Salsio Web Network, che poi Rosario Moreno la porta qui all'attenzione del nostro ospite, che ringrazio veramente per tutte queste spiegazioni che sono straordinarie e fanno veramente riflettere proprio la realtà, questa effettivamente che Giorgio Bongiovanni sta dicendo. Prego Giorgio, prego. Scusate, faccio un esempio pratico di quello che dico. Abbiamo avuto un movimento, diciamo, interessante, che io non simpatizzo per niente, quindi non sto facendo assolutamente gioco di parte della politica. Un movimento al nord per tanti anni che io ho ammirato in un certo senso, pur non condividendolo, era la Lega Nord. Ma poi che è successo? È successo quello che è ovvio che succede. Se non ci sono leggi che impongono con severità che devono evitare che la debolezza umana possa cadere e quindi che l'uomo possa corrompersi. Siamo umani, signori miei, a tutti piacciono le donne, a noi uomini, a tutti piacciono i soldini. A tutti piace la bella vita, quindi possiamo cadere in tentazione. Ecco, la Lega Nord, che ha fatto per tanti anni il suo punto di riferimento, l'onestà, la trasparenza, Roma ladrona, il sud mafioso, che cosa è successo? Che dal suo più alto vertice, da Bossi fino all'ultimo dei suoi seguaci, nella politica, che cosa è successo? Che si sono venduti, si sono corrotti, milioni al partito, corruzione e collusione con l'Andrangheta, e loro dicevano Roma ladrona, il sud mafioso, e hanno arrestato, hanno messo sotto processi, e la Lega è finita, c'ha il 2%, il 3%, nelle prossime elezioni sparirà. Perché questo, poveretti? Non do la colpa alla Lega, perché siamo uomini. Io do colpa alla mentalità italiana, che deve cambiare. Proprio dobbiamo inculcare ai nostri figli che il politico è il nostro servo, il politico è il nostro impiegato. Noi ordiniamo e lui deve ubbidire se ci deve rappresentare e avere il potere, perché il politico ha il potere, può distruggere o edificare. Il politico ha nelle mani la vita e la morte del nostro paese, quindi il giudice, cioè la legge, gli deve dare dei paletti molto più severi del libero cittadino. Un politico che sbaglia deve pagare 10 volte di più di un cittadino normale. Questa è la mia. Io vorrei creare un movimento severo, quasi militare, dai bambini di 3 anni fino a quello che si laurea bisogna inculcare questo: severità e non tolleranza con gli uomini politici. Se sbagliano a casa, se sbagliano in buona fede, se sbagliano in cattiva fede, in carcere, e se muoiono deve essere un esempio di severità di uno Stato, che la politica non si scherza. Tu c'hai nelle mani la salute della gente con la sanità, i soldi della gente, la vita della gente con l'esercito, la casa della gente con l'ambiente, e comandano tutto loro. Non è possibile, cari amici e fratelli, le cose devono cambiare, oppure si fa una rivoluzione, e allora lì saremo tutti nelle mani di Dio. Giorgio, sono Sabino, posso interromperti un minuto per una domandina? Prego, caro, sono a disposizione. Allora, accennando quanto tu hai appena detto sulla severità politica, ricordi l'intervento fatto da Benito Mussolini nel 40 circa, quando mandò il prefetto Muri in Sicilia?
Ricordi la brutalità e la violenza che adottò il prefetto Mori per combattere la mafia siciliana, però con meriti vittoriosi. Non pensi che forse... Non pensi che forse anche un metodo così brutale potrebbe essere utile, seppur un po' controintendente ai valori cristici? Ma caro Savino, il problema è, siamo sempre lì, hai toccato un tasto importante, ti ringrazio la domanda. Il prefetto Mori usò il pugno di ferro e da un certo punto di vista lo condivido, ma quando cominciò a toccare i rapporti tra mafia e politica, non so se tu lo sai, io la conosco molto bene la storia della mafia, nel momento in cui lui ha toccato e ha cominciato ad indagare su i rapporti che avevano i boss mafiosi, da Vito Cascioferro ad altri, con la politica, cioè con i fascisti, Mussolini lo richiamò a Roma, perché la mafia siciliana in Sicilia aveva rapporti con onorevoli fascisti, con senatori fascisti siciliani che erano al governo Mussolini. Quando Mussolini ha saputo che il prefetto Mori non stava guardando in faccia a nessuno, che aveva arrestato tutti i capi di Cosa Nostra e adesso stava passando alla repressione degli uomini politici collusi con la mafia, Mussolini va in Sicilia e gli dice: caro Mori, sei stato bravo, ma vienitene a Roma adesso, lascia stare questa, lascia perdere i politici collusi con la mafia. Quindi la dittatura fascista severa, l'ordine, la disciplina, in realtà era una montatura, oltre che sappiamo, una dittatura che ha appoggiato le discriminazioni con gli ebrei, che ha ucciso uomini politici come Matteotti, quindi una dittatura criminale, feroce, sanguinaria, anche quella di Mussolini. Quindi siamo sempre lì, ritorniamo al punto di partenza. Il popolo italiano, che è sovrano, va benissimo la nostra repubblica parlamentare, deve imporre, eleggendo degli uomini nella politica, fare dei referendum dove non proponiamo, pretendiamo delle leggi severe contro la politica, cioè per la politica, in modo tale che il candidato, se si chiama Savino, se si chiama Giorgio Bongiovanni, quando va in politica si deve pisciare di sopra. O ci entri e sai che sei onesto e sei sicuro di quello che fai, perché se ci entri come entri adesso, perché vuoi farti i soldi, avere potere e crearti la tua cricca di potere, vai in carcere e butteranno la chiave. Questo è quello che dobbiamo fare. Poi c'era una domanda che ho letto di Walter: che cosa ne penso della lista di Tsipras? La lista di Tsipras ancora non l'ho letta, se me la passate. Comunque rimango dello stesso opinione: se questa lista non propone quello che ho detto, non mi interessa, la butto nel cestino. Io voglio proposte severe, violente contro la politica, violente nel senso democratico, una severità come se fossimo in guerra. Quindi legge marziale per i politici che hanno distrutto l'Italia in collaborazione con gli imprenditori egoisti e criminali, in collaborazione con la criminalità mafiosa. Quindi la prima riforma che deve fare un signorino qualunque come Renzi è presentarsi alle elezioni e dire: signori, se mi eleggete al popolo, se mi eleggete, io rivolto come un calzino, prima ancora della mafia, la politica. Dopo, una volta che ho tutte persone oneste e una legge che se sbaglio vado in galera per sempre, sicuramente io avrò politici onesti e battiamo la mafia in 2 settimane, la corruzione in 1 settimana. E ci dedichiamo alla gente povera, ai vecchi, ai bambini del nostro paese, e ricostruiamo il nostro paese, perché c'è gente onesta nel nostro paese, ne sono certo, che la pensa come me, assolutamente,
Ma se c'è una legge che fa ridere contro i politici, io ancora dal 90, quando, dal 92, dalle stragi ad oggi, per non parlare di 150 anni di storia, non ho mai visto un politico in carcere. L'unico poveretto che mi fa pure pena è Cuffaro, il governatore della Sicilia, che si sta facendo i suoi anni di carcere, 7 anni, in silenzio. Basta. Tutti gli altri se la stanno godendo, anche con il sangue dei nostri martiri. Ora, siccome nel nostro paese dobbiamo avere la democrazia ed è giusto che governi la politica, perché a me l'anarchia non mi piace, io non sono anarchico, però io sono per l'ordine e la disciplina. Allora facciamo una legge che il politico deve essere castigato in forma severa e irreversibile solo se non va a pagare la multa. Quindi figuratevi se prende una bustarella la fine che deve fare il politico, mangiato dai piragna. Quindi state pur certi che i nostri governanti, con leggi così severe tipo la legge di Mosè, dell'occhio per occhio, dente per dente, voi vedrete che l'Italia cambia in 2 anni. Ci sarebbero la sanità, il lavoro, i furfanti, le banche sarebbero messe disciplinate, alla Chiesa gli facciamo pagare le tasse che non paga da mai, i delinquenti ci sarebbero però comuni, la mafia sarebbe scomparsa definitivamente. Se colpiamo la testa del serpente, la testa del serpente è la politica, signori, è inutile che ci girate intorno, quella è la testa del serpente. La testa del serpente è questa politica, viene definita in maniera eufemistica politica, questa non è politica ma è altro, insomma. Sono d'accordo, sì. Quindi speriamo che si possa avere presto un bel riferimento. Io ho già una bella idea, ma adesso non la esprimo, che potrebbe coinvolgere tutti i cittadini, io direi italiani, perché un riferimento sano, importante, conosciuto, potrebbe risollevare un po' gli animi e togliere un po' anche le diffidenze che animano il 25%, forse anche di più, di quelli che non votano. Sì, sono d'accordissimo, dottore, e c'ho delle idee, però io sono un pazzo, un utopista, ma sono idee semplici, basta metterle in pratica. Anche un bambino di 4 anni, da mia figlia di 12 anni a bambini di 3 anni lo capiscono, fino a persone anziane di 90 anni le mie riforme. La prima sarebbe uno stipendio, zero stipendio all'onorevole, solo gli paghiamo le spese, quindi la corsa a sfrenata a diventare politica si ridurrebbe del 70-80%. Nessuno in Italia vorrebbe fare la politica, sono le persone veramente animate da missione, da amore per il proprio paese, per la propria patria lo farebbe. Grazie. L'onorevole può essere onorato di servire lo Stato, è già, sì, tantissimo. Però gratis, dottore, gratis, gli, certo, paghiamo, certo, gli, gratis. Gli paghiamo l'aereo, gli paghiamo da mangiare, l'affitto a Roma se è uno del sud o del nord, però diritto a stipendio niente, zero, completamente, deve servire il paese. Questo è il politico. Se poi diventa primo ministro, meno che zero lo stipendio, completamente. Lo Stato pensa alla sua sopravvivenza dalla A alla Z, ma il suo conto in banca durante tutto il suo mandato non deve entrare nemmeno un centesimo. Poi ritorna il suo mandato, giustamente, se a spasso è disoccupato, lo Stato al massimo gli darà un impiego comune come tutti gli altri. Io voglio vedere chi farà il politico, lo vorrei proprio vedere. Questa è la prima riforma, senza bisogno di fare repressione, violenza. Gli togliamo i soldi, gli togliamo i soldi, e poi per quei politici anche ricchi, benestanti, che vogliono fare politica, diciamo il figlio di Agnelli, il figlio di Berlusconi, che vuole presentarsi alle elezioni, gli diciamo: certo, se tu sei votato, benissimo, sarai primo ministro, ma appena sbagli ti tolgo tutti i soldi che hai fatto, anche onestamente. Questo è il prezzo che devi pagare se vuoi fare il primo ministro. Devi mettere a rischio tutto il tuo patrimonio se ti corrompi. Voglio vedere se il figlio di Berlusconi ha il coraggio di presentarsi alle elezioni, se io, Stato, faccio queste leggi.
Quindi avremmo delle persone che si presentano alle elezioni, caro dottore, per antonomasia, povere, animate solo di fare del bene, perché il ricco che ha 10 miliardi di euro ha sempre un interesse personale, quello di difendere il proprio patrimonio. E quindi se si presenta alle elezioni, io Stato ho il sospetto che tu lo vuoi fare per i tuoi interessi. Allora per te, ricco, ti faccio la legge, che se sbagli, io ti faccio primo ministro, ma se sbagli ti levo il patrimonio. Completamente, lo metto a disposizione dello Stato. Voglio vedere se il ricco si presenta alle elezioni. E se si presenta ed è onesto, non sbaglierà, perché se sbaglia tutti i suoi soldini me li prendo io Stato e te li sequestro. Questo lo sai come la chiamano, dottore, a me? La chiamano dittatura, comunista o fascista. Noi E invece dicono che sono, solo perché dico di essere onesti, sono comunista e fascista. credo che queste tue idee siano condivise non solo da noi che siamo qui con te in radio, ma anche dai nostri ascoltatori, dalla gran parte dei nostri ascoltatori. Credo che questo stato di animo serpeggi ormai in ognuno di noi, soltanto che quello che manca è il collante, è quello che unisca questo disagio e lo renda produttivo. Ecco, questo è quello che noi dovremmo cercare. Chiaro, ma ho un grande sospetto. Se vuoi te lo dico, se no forse è meglio di no. No, se, dillo adesso perché se no ci metti curiosità, insomma. Questo entusiasmo, questa voglia di giustizia nel nostro paese, quindi tu, dottore, e tutti i nostri amici in studio e gli ascoltatori, siamo, perché questa volta voglio dire siamo, meno del 10%. Quindi avremo una rappresentanza politica notevole in Parlamento, ma non possiamo andare, non potremmo fare solo protesta, perché ho il sospetto, ma molto, sono molto estremista e voglio sbagliarmi, che il 40, il 50% del nostro popolo vuole diventare politico corrotto, vuole farsi soldi, vuole corrompersi, perché non gliene frega niente del prossimo, vuole essere benestante. Ricordati, dottore mio, che ancora il 20-25% dell'Italia vota a un pregiudicato, condannato per prostituzione infantile, condannato per corruzione, per evasione fiscale, indagato per mafia. Ci sono ancora 10-15 milioni di italiani che lo votano con entusiasmo. Lo capisci questo? Quindi questo è il sospetto che ho, che siamo il Credo, 10%. Siamo il scusami 10%. Giorgio, ti interrompo, scusami, ma credo che le trasmissioni come questa, e non solo questa, speriamo che ci siano altre, sempre di più, abbiano il compito di informare gli ascoltatori di quello che sta succedendo, perché, come abbiamo detto altre volte, spero che voi condividiate questa affermazione, l'informazione è fatta con la disinformazione, anzi la controinformazione. Abbiamo un popolo che è disinformato, anzi non è informato. Abbiamo un popolo che è ignorante. Allora abbiamo anche il compito, il dovere di informarlo. L'argomento di cui abbiamo parlato oggi, cioè quello delle radiazioni, è un argomento fragoroso. Dovrebbe far sollevare tutti quanti, avere un moto di protesta enorme. E invece credo che la maggior parte non sappia nemmeno l'argomento di cui stiamo parlando, non lo comprenda. Non ha capito ancora che stiamo morendo, ci stanno ammazzando e non è esagerato dire È questo. vero, ma siamo sempre lì, caro dottore. Sempre lì, dobbiamo partire dalla testa del serpente. E guarda che questo discorso, voi sapete che io sono un credente, sono un religioso, sono una persona spirituale, ma io questo discorso lo faccio per me stesso. E faccio un esempio come l'Odissea. Ulisse, quando è passato dall'isola delle Sirene, gli avevano detto che se lui non avesse messo i tappi nelle orecchie, sarebbe caduto nel tranello di buttarsi a mare, andare nell'isola e morire come tutti gli altri. Quindi anche il personaggio più valoroso, il più onesto, il più cuore impavido può cadere nella tentazione umana. Quindi noi dobbiamo fare con Ulisse, farci legare al palo con le corde e ascoltare il canto delle sirene. Ma non è quando cerchiamo di slegarci, rimanere attaccati al palo per capire e conoscere profondamente questo canto delle sirene. Allora, ripeto, se noi ci leghiamo al palo,
Noi che ci vogliamo presentare in politica, ci leghiamo al palo, togliamo i tappi e ascoltiamo il canto delle sirene, non dobbiamo cadere e andare ad abbracciare queste sirene che ci portano alla morte. Noi dobbiamo fare delle leggi severe, dobbiamo proporre nei movimenti associativi, antimafia, politici, e adesso lo proporrò a Giulietto Chiesa, non lo so se sarà d'accordo, ma io sento che da questo 2014, nei prossimi 2 o 3 anni, io devo fare qualche cosa di forte, io, nel senso, chi mi vuole seguire, persone che hanno questo desiderio. Noi dobbiamo intervenire drasticamente, noi dobbiamo intervenire proponendo qualche cosa di nuovo alle persone, perché nessuno propone niente di nuovo, o se propone, e propone timidamente. Noi dobbiamo spaccare, noi dobbiamo spaccare la pietra, e se noi inculchiamo alla gente che dobbiamo colpire la politica oltre che la mafia, colpirla severamente al cuore con delle leggi severissime, può essere che cominciano la gente ad ascoltarci. Io questo vorrò proporre, diciamo, a quei pochi politici onesti che ci sono, cioè fare delle leggi, proporre delle leggi severissime contro la politica a 360 gradi. Poi parliamo di tutte le riforme che volete, sanità, disoccupazione, ma la prima cosa da fare, unica secondo me, è questa. Massimo. Sì, allora Giorgio, niente, volevo chiedere una cosa che mi, adesso vabbè, mi è sfuggita. Intanto vi informo che abbiamo tutta l'Italia sintonizzata, perché mi hanno appena comunicato che abbiamo l'Umbria, i colleghi anche di Radio Gubbio con Francesca e Marco, poi le Marche, la Puglia, Lombardia, il Piemonte, il Nord-Est, insomma veramente siamo seguiti, questo, ecco, ci fa molto piacere. Direi, Ugo, se hai altre domande per Giorgio, vai pure, che anzi, ecco, volevo dirvi questo. Volevo fare questa domanda io, Giorgio, l'ho avuto in mente. È positivo, può essere un segnale positivo il fatto che le persone sono vicine ai magistrati in prima linea, ai magistrati in trincea, ai magistrati antimafia, giudice D'Antonio Di Matteo, che ha ricevuto queste pesanti minacce da Torino, a tutti gli altri? Ecco, cosa ne pensi su questo? Questo certamente è un segnale positivo, perché Nino Di Matteo è, dal nostro punto di vista, è l'incarnazione dell'etica, e quando un uomo incarna l'etica e la gente si entusiasma, è un segno positivo, perché non possiamo permettere che si ripetano nuove stragi, quindi tutta la solidarietà, dobbiamo difenderlo in mezzo alla strada. Noi qui a Palermo abbiamo fatto una scorta civica simbolica sotto il Tribunale di Palermo per difendere al giudice Di Matteo e a tutti i suoi colleghi minacciati dalla mafia, nel suo caso condannati a morte dalla mafia, perché Rina lo ha condannato a morte. Quindi questo è un dato positivo di noi cittadini, ma siamo pochi, non è che siamo milioni di persone. Perché? Perché la politica non si mette di traverso contro la mafia. Pensate che la solidarietà a Di Matteo, dopo che il capo della mafia ha detto, e poi queste registrazioni segrete sono andate in tutte le televisioni d'Italia, ha condannato a morte i magistrati di Palermo, in particolare Di Matteo, uomini della politica, a parte qualche eccezione timida, nessuno ha dato solidarietà, nemmeno il Presidente della Repubblica, che ha dato solidarietà ai Marò, i nostri fucilieri della Marina che hanno ucciso, suppostamente ucciso, quei poveri pescatori. Li stiamo dando per eroi nazionali, dopo che noi abbiamo ammazzato, magari in buona fede, senza colpe, ma comunque abbiamo ucciso delle persone innocenti, li facciamo eroi. I nostri eroi che ci difendono dai criminali, li isoliamo, li ignoriamo. Il Presidente della Repubblica si deve vergognare per quello che ha fatto. Ha esaltato i Marò che hanno ucciso i pescatori e ha ignorato Nino Di Matteo che ci difende
dalla mafia che sta conducendo un processo dove uomini politici e di Stato apparentemente sono stati collusi con la mafia. Quando il vertice della nostra nazione, il vertice, il punto di riferimento massimo dell'Italia, commette queste gravissime incoerenze, incongruenze, ambiguità, che cosa volete che possa cambiare nel nostro paese? E allora, per favore, stasera sopportatemi. Bisogna cambiare gli uomini politici, anzi la politica, questa politica, e fare delle leggi marziali per la politica. Io lo so che non prenderei nessun voto, ma finché non ci sarà una severità, voi pensate che questa è una cosa che non esiste in nessuna parte del mondo? In Inghilterra, certamente paese da me non adorato, ma in certe cose mi inchino e mi levo il cappello. Il ministro, mi sembra degli esteri o un ministro della monarchia inglese, un ministro, è andato a casa perché è stato sbattuto fuori a pedate dal ministero perché non aveva fatto la fattura alla badante, non aveva pagato in nero la badante senza fattura, è stato mandato a casa. Cioè, lo volete capire che siamo nella merda, cari amici, che facciamo schifo, che siamo una vergogna, che quando vado io all'estero dico non sono italiano, sono scandinavo, sono norvegese, perché mi faccio schifo da solo. Quindi, se vogliamo cambiare il nostro paese, dobbiamo sbattere in galera o mandare a casa tutta la politica, dall'ultimo amministratore che c'è a Rocca Cannuccia, provincia di niente, al presidente della Repubblica, a casa, se non in galera, e mettere lì dei giovani persone oneste, massimo 40 anni, massimo, perché già 50-60 anni sono vecchi e possono avere tentazioni di passarsi la vita felice con la pensione, magari con l'amante, quindi 40 anni, massimo 40 anni, senza una lira, cioè gratis, e servire il nostro paese. E chi sbaglia, in carcere a vita. Questo è quello che io vorrei che cambiasse nel nostro paese, così radicalmente, severamente. Bene, Massimo Rosario e Savino, se siete d'accordo, io vorrei salutare e congedarci con il nostro scandinavo con gli occhi scuri e i capelli neri. Ma io innanzitutto vorrei ringraziarlo per le Ringraziarlo parole. perché è l'unica persona che riesce a dire le cose chiamandole per il proprio nome ed è Come l'unico che ci cognome. dice le cose che noi non riusciamo a dire, insomma, ecco. Quindi, come sempre, Giorgio, ti ringraziamo. Grazie a voi, cari, grazie che mi date questa possibilità. Sicuramente speriamo di riaverti presto qui con noi. Ecco, Certo. prima che Giorgio stacchi il collegamento, ecco, volevo darvi questa notizia, così può anche, se vuole, poi lui completarla, dire qualche cosa in più. Dunque, c'è un evento tutti a Roma il 12 aprile per impedire alle stragi, quindi ci ricolleghiamo al discorso di prima. Lo scopo è manifestare contro le promesse non mantenute sulle protezioni ai magistrati sotto minaccia, oggi simbolicamente protetti dalla scorta civica composta da semplici cittadini. Ecco, un brevissimo commento, Giorgio, prima dei saluti. Io vi ringrazio di cuore e scusatemi la mia veemenza e la mia severità, però scusatemi se forse si pensa, gli ascoltatori pensino che io sono un anarchico, ma io vivo una situazione molto particolare. Sono credente in Dio, ma non credo più nell'uomo. E allora ho bisogno di sapere se l'uomo è capace di cambiare, e se non è capace, come vedo che non vuole cambiare, allora deve essere sottoposto a delle sanzioni severissime e deve avere il timore per noi credenti di Dio.
E per chi non è credente e crede in uno Stato onesto, deve avere il... C'è un attimo di caduta di collegamento di Giorgio Massimo. Sì, ecco, lo recuperi, Rosario, riesci a recuperarlo? Adesso ci provo. Perfetto, intanto io do una notizia, che poi diamo subito la linea a Giorgio Eccomi, appena... eccomi. Ah, ecco, perfetto, allora Giorgio, prego. Allora, io non sono per le dittature, ma certi momenti della storia, in questo caso del nostro paese, è necessario l'autorità, una forte autorità, severissima, ma non per i cittadini inermi che non hanno i soldi per pagare le tasse, che non hanno lavoro, non hanno le medicine, ci hanno tolto pure tutti i soldi che avevamo in tasca, quei pochi che avevamo in tasca. Allora io voglio il pugno di ferro contro i politici. La testa del serpente è lì, nella politica. Non è più nemmeno nella mafia, è lì dentro. E allora, siccome loro la testa non la cambieranno mai, noi gliela dobbiamo fare cambiare con la frusta, con la forza. E quindi facendo delle leggi peggio di Totò Riina. Questa è la mia promozione per i prossimi anni. Io parlerò sempre così. Non voglio più andare a votare. Quindi creerò un movimento. Già sono, ho un certo seguito di migliaia di persone che non votano più nessuno politico, nemmeno se si presenta Di Matteo. Io voto solo se si faranno delle leggi severe. Allora andrò con piacere a votare. Se no, ci sputo sopra la legge, la scheda elettorale, perché non cambieranno mai finché la giustizia non interviene drasticamente contro gli uomini politici. Ho finito e vi abbraccio a tutti. Grazie a Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia. Massimo e Rosario Savino, avete da aggiungere altro? No, se non volevo appunto anch'io salutare Giorgio Bongiovanni, lo ringrazio per questo intervento, ci ha fatto una panoramica che è reale. Certo. Grazie a te Massimo, grazie al dottore, grazie a tutti, un abbraccio. Un Grazie abbraccio. Giorgio. Ecco Grazie Giorgio, Giorgio. ti saluta anche Rosario Moreno che è la regia centrale a Treviso. Grazie a tutti, tutti, tutti. Beh, credo che ci sia stata una bella carrellata su argomenti che non credo vengano trattati in maniera così approfondita da altre fonti. Non credo che si abbiano questo tipo di informazione. E spero che abbiamo fornito un servizio gradito anche ai nostri ascoltatori, teleascoltatori. Che ne dite? Certo, abbiamo praticamente fatto un'ottima introduzione con Savino Percocco, prima una panoramica tecnica e poi Giorgio è entrato proprio dentro, diciamo, come dire, dentro la notizia, dentro ai fatti. Dunque, io prima di congedare la trasmissione, diciamo, prima di chiudere, sono le 20:19, siamo circa 3 quarti d'ora in ritardo rispetto all'orario di chiusura che normalmente è alle 19:30. Comunque abbiamo fatto bene a sforare perché abbiamo raccolto delle informazioni veramente Prezioso. importanti, oltre che interessanti. Vi do un'ultima notizia che è la seguente, è decollata, comunque sta ancora in fase sperimentale, ma diciamo che ha già fatto il decollo, la nuova televisione nazionale, quindi questa potrebbe essere un'alternativa anche come informazione, che si chiama Pandora TV RT. Pandora TV, diretta da Giulietto Chiesa, in collaborazione con il network satellitare RT Russia Today, che verrà però fatto, come dire, verrà ritrasmesso in lingua italiana, ovviamente. Altrimenti in inglese non tutti possono appunto capire. Sicuramente un programma innovativo, dinamico, con una informazione sia internazionale che nazionale,
parlo di Pandora TV adesso, e aperta ad ogni forma di collaborazione con la televisione regionale italiana indipendente, quindi questo vuol dire televisione regionale terrestre, FM stereo per quanto riguarda le radio, e anche le televisioni online come ad esempio potrebbe essere Sarc Web Network. Ricordo il link che è pandoratv.org, quindi è molto semplice da ricordare, pandoratv.org. Su questa televisione si tratterà anche il tema dell'antimafia. Bene, vedo se ci sono per caso delle ultime ore che siano comunque degne di darle. No, non c'è nulla, quindi io non ho altro da aggiungere qui dalla redazione giornalistica di Pineto Oggi TV da Venezia. Ti rimetto a te la parola, Ugo, per i saluti. Saluto anche la Antonella Intranò, che anche se non l'ho sentita, ma so che comunque è lì che è qui con noi. Ti fa da assistente, insomma, ecco. Bene, io ringrazio Massimo, ringrazio Rosario, ringrazio Savino, ringrazio tutti gli ascoltatori e diamo naturalmente appuntamento al prossimo mercoledì, se avremo la possibilità, naturalmente alle 18.30. Benissimo. Un caro saluto quindi a tutti quanti. Buonasera dunque da Venezia. Buonasera da Venezia, e la parola finale dunque, se vuole chiudere, Rosario Moreno, la regia centrale. Bene, grazie a tutti quanti, soprattutto ai nostri ospiti, Savino Percocco, che ci ha dato delle notizie prima per quanto riguarda l'ambiente. E poi, insomma, non posso dire grande discorso, ma comunque quelle informazioni che ci ha passato Giorgio Bongiovanni, perché per me sono sempre stimolo quando sento certe cose. Quindi voglio ringraziare veramente di cuore Giorgio Bongiovanni, Savino Percocco, poi ovviamente ringrazio Ugo Te, Ugo Lombardi, Massimo Bonella di Pineto Oggi TV, tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato e ci hanno seguiti, e soprattutto vi ricordo a questi amici che ci stanno ancora seguendo che prossima volta, prossima trasmissione mercoledì, di andare su sayuzwebnetwork.it, che c'è la chat dove potrete fare anche delle domande agli ospiti che abbiamo in studio. Bene, con questo è tutto, un caro saluto a tutti, e chi vuole finire, Massimo? Allora chiudo io, allora mi congedo da tutti, un saluto dunque al dottor Ugo Lombardi, grazie per questa conduzione sempre veramente straordinaria che tu sai fare, sai veramente essere molto preciso nelle domande, molto incisivo, e quindi un saluto anche a Savino Percocco, spero di riverlo ancora qui in trasmissione, grazie per la regia centrale a Rosario Moreno, perché proprio grazie a lui che riusciamo a fare queste trasmissioni. Questa è la seconda puntata che si chiama appunto Spazio Aperto, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana, mercoledì alla stessa ora 18.30 dalle frequenze di diciamo così, dalle frequenze online di Sarc Web Network, Sarc Web Network di Treviso, sarcwebnetwork.it. Grazie a tutti gli ascoltatori, so che sono stati tantissimi che ci hanno seguito, da parte mia dunque una buona serata e buon proseguimento con la programmazione delle nostre reti Pineta Oggi TV.net e Sarc Web Network, trasmissione Spazio Aperto che verrà poi ritrasmessa anche su Pineta Oggi TV.net, quindi avete la possibilità poi di riascoltarla. Buonasera a tutti. Un abbraccio a tutti voi. Buona serata a voi.